Questa è la torre Generalia City Life inaugurata nel 2017. Io sono un fan dei grattacieli, quindi era tempo che sognavo di entrare. In questo video entro in Generali Italia, l'azienda ad oggi più grande in cui ho l'onore di girare il format Imbucato Da, dove appunto entro nelle aziende e le scopro dall'interno. Farò un tour degli uffici nella torre, con tanto di pausa pranzo, parlerò con Alice che lavora in ambito data science, con Giacomo che è un designer, con Elena che lavora in ambito sviluppo e con Cristina che si occupa di processi. Infine parlerò anche con Andrea Cavallero, responsabile di tutta l'area IT, più di 1300 persone. A differenza di quando entro nelle aziende piccole, non ho avuto modo di guardare tutta l'azienda e ogni singolo metro quadro. Generali Italia infatti ha varie sedi sparse in tutta Italia, 15.000 dipendenti, 12 milioni di clienti e decine di miliardi di fatturato ogni anno. Quindi non ho potuto parlare con il fondatore, anche perché è nato più di 200 anni fa. Per cui in questo video, consapevole che in una giornata non potevo vedere tutto, mi sono concentrato sulle cose che mi interessavano. Come si lavora in azienda, come sono gli uffici, l'ambiente di lavoro e le strategie per crescere. Tra l'altro, chi mi segue qua sul canale sa che io ho fatto uscire un video a tema design, un video a tema data science e un video a tema sviluppo web. Tutte queste tre professioni, guarda caso, le ritroviamo in questo video, neanche a farla apposta. Iniziamo con il tour. La torre Generali si trova in City Life, che è un progetto tra l'altro di Generali Real Estate ed è una delle zone che preferisco di Milano. Torre Generali si chiama anche Torre Hadid per via di Zaha Hadid, che l'ha progettata. Con 44 piani e 177 metri di altezza è il quarto grattacielo più alto in Italia e tra l'altro con degli ascensori molto veloci. Il 40° piano è quello del top management e la vista era pazzesca, nonostante il brutto tempo. Devo tornare col bel tempo. La maggior parte dei piani sono speculari e appunto si dividono in ambienti aperti, open space, singole sale riunioni per fare appunto le riunioni che si possono prenotare e poi l'area break dove ovviamente prendere il caffè, mangiare eccetera eccetera. Al secondo piano c'è il ristorante aziendale dove si può appunto pranzare, dove io ho fatto la pausa pranzo, ma il piano che mi piace di più è l'Energy Hub, dove si può andare liberamente, c'è la palestra dove può andare chiunque fuori orario lavorativo, quindi prima delle 9.30 orario di pranzo oppure dalle 17.30 in poi, e ci sono addirittura gli istruttori dove anche senza prenotazione se tu vai ti alleni con loro. Nelle altre sale invece ci sono i corsi per i quali ti devi prenotare e di là invece abbiamo gli spogliatoi e le sale per cambiarsi, una sala yoga, degli ambulatori, perché un altro benefit è quello di potersi far fare nella check-up sempre da Medex che si occupa proprio di preparazione sportiva. L'ultima cosa che ho visto è al piano meno uno, cioè dei veri e propri studi televisivi dove fanno tutte quante le loro dirette e le loro comunicazioni, un sacco di roba, devo dire professionalissimi. Mi soffermi sui dettagli, lo vuoi anche te questo studio? Generali Italia è la divisione italiana del gruppo Generali. Generali Italia è nata nel 2013, ma il gruppo è nato molto prima, nel 1831 a Trieste. E si chiama Generali perché appunto offriva un po' tutti i servizi di assicurazione, trasporto marittimo, fluviale e terrestre. E poi incendi, vita, grandine. Tra l'altro al tempo Trieste non era italiana, bensì nell'impero asburgico. Infatti già dai primi tempi operava su due sedi, una a Trieste per offrire i propri servizi all'impero e una a Venezia per operare sul suolo italiano. Tra i primi eventi indennizzati fu quello del 1836 a Venezia, del teatro La Fenice, e grazie al risarcimento riuscirono a ricostruire il teatro. L'azienda già nel 1856, prima dell'Unità d'Italia, si quota in borsa alla Borsa di Trieste. Dopo l'Unità d'Italia diventa la più grande compagnia assicurativa del paese e tra fine 800 e inizio 900 inizia a espandersi in tutto il mondo. Sud America, Nord America, Estremo Oriente, San Pietroburgo, Varsavia. L'azienda è cresciuta sempre di più fino ad arrivare ai giorni nostri. Ad oggi è un gruppo quotato in borsa, la Borsa di Milano, ed è la compagnia assicurativa più grande in Italia e tra i player più grandi al mondo. Generali Italia, la sua divisione è quella dove sono entrato io e conta una buona fetta di questo fatturato e si occupa di tutto il business in Italia. Bene, torniamo al piano dell'Energy Hub, perché è là che ho intervistato Alice, che come dicevo si occupa appunto di data science. Cosa vuol dire Analytics Business Lead? Quello che faccio è raccogliere le necessità dell'azienda, poi parlo con i miei colleghi un po' più tecnici e definiamo assieme la soluzione che possa andare bene per l'azienda. Analizzare i dati infatti è fondamentale per un'azienda di assicurazioni e quindi avere un team dedicato che si occupa di raccoglierli, organizzarli, analizzarli e elaborare modelli è fondamentale. E come sappiamo in questi anni questo mercato sta esplodendo. Basta pensare alle polizze, ai dati dei nostri clienti, dei prodotti che sottoscrivono. Infatti appunto è stata creata questa struttura che si chiama Data Office. Il nostro obiettivo è quello proprio di elaborare e analizzare tutti i dati che abbiamo. Quindi avete un team di quante persone che si occupano del mondo dati in generale? Stiamo arrivando tra gli 80 e le 100 persone. Mi fai un esempio pratico di come questo reparto abbia aiutato poi il business dei generali? C'è un bel esempio che è lo stile di guida Geniot, che abbiamo implementato in sostanza un modello predittivo che aiuta a prevenire i sinistri, quindi proprio gli incidenti delle persone. Infatti tramite i dati che ci vengono inviati in tempo reale dalle black box auto, noi siamo stati in grado di categorizzare lo stile di guida dei clienti in tre diverse categorie. E voi come fate a sapere come guida un cliente? Analizzando questa grossa mole di dati che è quasi real time, quindi diciamo in tempo reale, quindi abbiamo tantissimi dati, andiamo a vedere accelerazioni, la velocità. Come mi ha detto Alice, tutti i dati sono trattati nel massimo rispetto delle norme sulla privacy per le finalità di erogazione del servizio e poi hanno una struttura di data governance
governance interna che garantisce la qualità del dato, ma anche come viene gestito e utilizzato. Quindi, tornando al modello predittivo, voi avete questi dati che provengono dall'auto, dalla black box. Sapete come guida il cliente, lo dividete in tre categorie differenti. Esatto. Più sportivo, immagino, esatto. Prudente. Esatto. Così. Questo è un settore che sta crescendo veramente molto in fretta. Immagino che sia uno dei posti dove assumete più persone. Soprattutto giovani provenienti dalle università che adesso stanno studiando data science e altri percorsi. Immagina che io sia un ragazzo che vuole fare questo lavoro, quali sono i prerequisiti che mi servono per farlo? Allora, non ci sono dei prerequisiti specifici, la cosa importante ovviamente è che devi essere competente per il ruolo per cui applichi o che ti viene richiesto. Faccio un esempio: nel nostro team ci sono persone laureate in filosofia, come persone laureate, vabbè, come me in statistica, matematica, ingegneria. L'importante è poi che appunto sappiano analizzare i dati e poi confrontarsi col business e quindi avere sempre questo rapporto uno a uno. Dopodiché ho parlato con Giacomo, CX designer, cioè customer experience designer. In poche parole si occupa di progettare quella che è l'esperienza dell'utente dall'inizio del suo rapporto con Generali, in tutti i suoi punti. Mi occupo di customer experience, che di fatto è la somma di tutte le interazioni che ci sono tra un cliente e la compagnia. Fai un esempio di quelle che sono le esperienze che il cliente va a fare e quindi che tu devi disegnare. Beh, partiamo dall'inizio, anche quando non è ancora nostro cliente in realtà. Partiamo anche proprio dalla fase di scoperta dei nostri prodotti, le fasi iniziali, quando il cliente si approccia a Generali e vuole scoprire le soluzioni che ha per lui, quindi chiarezza dei contenuti, possibilità di muoversi tra un canale e l'altro, quindi banalmente iniziare l'esperienza digitalmente sul nostro sito, facendo un preventivo e poi spostarsi in agenzia per sottoscriverlo, no? Queste sono le interazioni più importanti che ha un cliente dall'inizio alla fine del suo flusso, diciamo. Ma sicuramente la sottoscrizione del prodotto inizia, diciamo, nelle fasi iniziali, però diciamo che lì di solito tendenzialmente c'è un certo entusiasmo perché stai comunque comprando qualcosa. Molto più sensibile invece per il cliente la gestione del sinistro, qualcosa per cui di fatto il cliente vuole proteggersi, in quel momento è estremamente vulnerabile, quindi anche a livello emozionale è una situazione complicata. Progettare la migliore esperienza per la gestione di quella fase è fondamentale, anche proprio per farlo vivere al meglio, okay, per assicurarlo. E in che modo si progetta una cosa del genere? Lo strumento principale che utilizziamo è la Customer Journey Map, la mappa che diciamo traccia il viaggio del cliente, quindi tutti i diversi step che il cliente attraversa o all'interno di una fase specifica, come dicevamo prima il sinistro per esempio, piuttosto che l'intero ciclo di vita da quando sottoscrive un prodotto a quando lo rinnoverà. All'interno di questa mappa noi andiamo a tracciare tutte le interazioni che il cliente fa con la compagnia attraverso i diversi canali e cerchiamo di far sì che questa esperienza sia la più armonica possibile e vada incontro a quelle che sono le sue esigenze. E poi cerchiamo di metterle tutte insieme i pezzettini, andare a identificare quelli che sono i cosiddetti pain point, quindi punti di caduta, okay, dell'esperienza, e identificare delle soluzioni che possono andare a risolverli. A livello pratico, come l'avete realizzata? Partiamo dalla cosa più semplice di tutto, carta e penna, spesso e volentieri. Perfetto. Post-it su dei cartelloni per andare a mappare effettivamente la journey del cliente. Poi ovviamente inevitabilmente va digitalizzato in qualche modo. Tool massimo è PowerPoint, come sempre in quasi tutte le aziende. Tu tecnicamente sei un designer. Sì. Come sei arrivato a ricoprire questo ruolo? Qual è il tuo percorso? Mi sono avvicinato a questo mondo del design, poi in realtà successivamente nell'esperienza prima di entrare in Generali, in consulenza ho lavorato sempre in ambito di design e progettazione. E quanto è grande il team in cui lavori, di customer experience proprio? Il team di customer experience canali digitali siamo più di 30 persone. Raccontami un po' la tua giornata tipo da quando entri qua la mattina a quando te ne vai. La mia giornata tipo di fatto prevede un'alternanza, diciamo, di momenti più collaborativi che possono essere in call, visto lo smart working, o di persona, il momento in cui ci troviamo qui in sede con i colleghi appunto per affrontare le progettazioni che tendenzialmente non vengono mai affrontate da soli. Chiaro. Si lavora sempre in team insieme con i colleghi sia del nostro team ma anche moltissime volte con colleghi di altri team. A momenti invece magari dove si lavora un po' più, diciamo, individualmente perché c'è bisogno di concentrarsi su un flusso, un'interazione, e va progettato e vanno, diciamo, presi in considerazione tutti gli aspetti, piuttosto che si va a lavorare da soli per magari mettere nero su bianco quello, okay, che è stato progettato magari su dei post-it, e quindi va un attimino razionalizzato. Quanti giorni viene in ufficio e quanti giorni rimane, okay, a casa a fare smart? 2 giorni in ufficio, 3 giorni da casa su base settimanale. Inoltre ragazzi, se siete interessati a lavorare in Generali Italia, vi lascio in descrizione il link della piattaforma di Go Generali. Go Generali è l'ecosistema di Generali Italia con l'obiettivo di attrarre talenti. Presenta corsi di formazione, di orientamento, webinar per conoscere direttamente le persone che lavorano all'interno di Generali Italia, si possono conoscere le posizioni lavorative aperte e ci si può candidare, e ci sono anche un sacco di altre cose, quindi andatela a guardare. Dopodiché ho parlato con Elena, che ha un percorso particolare perché è laureata in fisica. Sono laureata in fisica e poi in astrofisica, potrebbe sembrare un ambito totalmente diverso. Ed è venuta a lavorare in Generali Italia nella Digital Factory, un gruppo di quasi un centinaio di persone, 50% uomini e 50% donne, che si occupano di sviluppo web come se fossero una startup, seguendo il famosissimo modello Agile. Tu sai programmare, giusto? Sviluppo test automatici, io mi occupo di garantire la qualità del software che rilasciamo nei nostri progetti rispetti certi requisiti di qualità. Ma tipo che software? Immagino dal sito web all'app. Esatto, parliamo sia di siti web, sia di app rivolte per esempio a
clienti esterni o anche applicati di interni che utilizzano quotidianamente i dipendenti di Generali. Io immagino voi abbiate una quantità gigantesca di software, di diverse pagine, siti, eccetera, eccetera. Assolutamente sì. Ma tipo però, quanti? Centinaia? Penso decine e decine, qua bisogna capire in quale settore, però abbiamo per esempio numerosi siti pubblici, abbiamo poi svariate app per i clienti. Quindi, di tutto il reparto IT, un team di un centinaio di persone compone la Digital Factory. All'interno della Digital Factory ci sono i vari chapter, cioè dei gruppi di persone, con le loro funzioni specifiche. Per esempio Elena appunto diceva che lei si occupa di controllare che tutto il software sia a posto. Lo si fa manualmente oppure programma lei stessa dei test automatici per assicurarsi che i requisiti software vengano rispettati. Come lavora questa Digital Factory? Cosa fa con le serve del lavoro? Tendenzialmente lavoriamo in team agile, quindi utilizziamo la metodologia agile, all'interno del quale si lavora un po' come in una startup, nel senso che abbiamo dei team cross funzionali, ovvero all'interno di team agile abbiamo sia competenze di business che IT, che ovviamente collaborano tra loro. Nella metodologia agile abbiamo che business e IT collaborano tra loro, definiscono i requisiti assieme. Questo ci consente di rilasciare i cosiddetti sprint, che sono 5 piedi di sviluppo brevi. Tendenzialmente sono sprint di 2 settimane. Al termine di queste 2 settimane viene rilasciato delle funzionalità che soddisfino i requisiti e rispettino le piante di qualità. E sono delle necessità. In 2 settimane si sviluppa l'ufficio che risolve queste necessità. E da là si libera in base al cliente. Assolutamente sì. Ogni 2 settimane ricevo delle feature che ovviamente devono soddisfare il cliente. E la cosa buona è che ad ogni sprint noi abbiamo il feedback del cliente. Questo ci consente ovviamente di modificare, di aggiustare. Ho parlato poi con Cristina, che come dicevo si occupa di processi. Noi lavoriamo sui processi di Generali, quindi andiamo a ottimizzare, migliorare tutto ciò che sta dietro il business di Generali. Possono essere processi interni, possono essere processi invece per i servizi verso il cliente, e quello che noi facciamo è andare a rivederli e migliorarli dove si può. Mi fai un esempio di un processo? Assolutamente. Pensa anche a tutti i processi di amministrazione, finanza, gestione di controllo, che magari non sono quei processi proprio volti al cliente, ma sono processi interni. Ad esempio, quando abbiamo delle fatture da registrare in Generali, quello è un processo. Diciamo, per registrare le fatture c'è un team dedicato che, ad esempio, arriva la fattura, ovviamente in digitale, la devono andare a registrare dentro i nostri sistemi. Devono andare a prendere le informazioni chiave che ci sono in queste fatture, ad esempio pensiamo al fornitore, all'importo, a tutti gli altri dettagli necessari, li vanno a scrivere nel sistema, e a quel punto, se al sistema questa fattura, queste informazioni vanno bene, la fattura è registrata. E per esempio tu con il tuo team ti occupi di controllare tutti questi processi e assicurarti che siano efficaci. Esatto, noi interveniamo proprio dove i processi non sono efficaci, o perlomeno dove non stanno andando al meglio, quindi dove c'è qualcosa che noi possiamo cambiare ed impattare. E prima ti chiedevo della parte di automazione, quindi quella parte come funziona? Perché riesco a immaginarmi l'aspetto consulenziale umano, però in che modo c'è la parte tecnologica? Una volta che noi siamo andati a fondo del processo, ovviamente iniziamo a definire quali possono essere le parti più deboli, i punti da mettere a posto. E alcuni processi possono anche essere sistemati, diciamo, in modo più tradizionale, e in altri invece magari c'è necessità di intervenire con automazione, con nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, il machine learning. E come funziona quell'aspetto? Quello, diciamo che ovviamente si deve valutare caso per caso. Abbiamo noi delle competenze ovviamente per definire qual è la tecnologia da applicare a quel processo, e poi c'è anche molta collaborazione con altri team di Generali. Noi arriviamo fino ad un certo punto, poi ci serve il team IT che sviluppa quello di cui noi abbiamo bisogno. Per esempio, vi accorgete che c'è tutto un processo manuale che si può automatizzare, e quindi andate dall'IT e dite: mi serve un programmino che automatizzi questo processo, me lo fate per favore? Esattamente. Ad esempio nel nostro team un caso molto particolare è il caso di Mike. Mike è un sistema di intelligenza artificiale e machine learning che aiuta il cliente a segnalare sinistri e a chiedere rimborsi, tutto tramite WhatsApp. Quindi il processo che andate a migliorare è quello del cliente? In questo caso è verso il cliente, esatto. Okay. È un servizio verso il cliente, e diciamo lo aiutiamo non solo a velocizzare questo processo, ma anche a farlo su strumenti più vicini al cliente. Quindi è un chatbot? Non solo, in è realtà. È anche un chatbot? È anche un chatbot, nel senso che ovviamente c'è un assistente virtuale che aiuta il cliente nel completamento di questa richiesta. Tramite WhatsApp, hai detto? Tramite WhatsApp, okay. Quindi è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Pensa ad esempio a una visita medica. Hai bisogno di un rimborso e hai la ricevuta. Mandi l'immagine su WhatsApp al nostro assistente. Lui la legge. La legge, legge i dati, li processa, e nell'arco di poche ore hai il tuo rimborso. Secondo me questo in un'azienda grandissima come Generali Italia, questo è un ruolo fondamentale. Immaginate quanti team diversi,
quanti business diversi, quante cose diverse che vengono fatte in maniera diversa. Avere un gruppo di persone che si occupa di guardare a volo d'uccello tutti i processi e che si occupa di migliorarli e possibilmente anche automatizzarli è fantastico. Servirebbe a me che un gruppo di 10 persone riuscire a migliorare e automatizzare i processi. Immaginiamo un'azienda come General Italia. Dulcis in fundo, Andrea Cavallero, responsabile di tutta l'area IT. In generale sono il Country Chief IT and Operation Officer. Abbiamo un team di circa 1300 persone. Allora, 1000 persone sono praticamente un'azienda, o meglio, sono praticamente più grandi di un sacco di aziende tech in Italia, anche perché il tech ormai è, diciamo, una parte fondante di un'azienda come General Italia. Mi racconti la parte tech, quindi la parte IT, di cosa si occupa in particolare, proprio quali sono i compiti che ha? Principalmente due. Uno è garantire il corretto funzionamento dei nostri sistemi informatici. Ad oggi circa il 75% di tutte le nuove polizze vengono emesse in formato digitale. Oggi tutti i nostri agenti lavorano con degli strumenti, con degli applicativi, con delle app che servono sia in fase di vendita sia in fase di post vendita. Il primo compito che noi abbiamo è far sì che questi strumenti, queste app funzionino sempre e funzionino in maniera perfetta. E la seconda parte è quella di sviluppo di nuove cose. Nuove cose possono essere nuovi prodotti, e al giorno d'oggi c'è sempre più la necessità di avere nuovi prodotti. Banalmente nel mondo vita ci sono gli interessi, tassi di interessi che cambiano sempre più velocemente, quindi dobbiamo anche essere noi molto veloci nell'offrire nuovi prodotti ai nostri clienti. Sul mondo dei danni abbiamo purtroppo catastrofi naturali, le grandinate, quindi anche sul mondo dei danni le necessità di copertura sono in continua evoluzione, ma poi non solo nuovi prodotti, anche nuovi strumenti. Com'è dover gestire un team così ampio e com'è la tua giornata essendo anche, diciamo, agli altri livelli dell'azienda? Gestire un team così ampio me ne rendo conto fino ad un certo punto. Ovviamente non interagisco con tutte le 1300 persone del mio team, ho un team ristretto e poi a cascata coinvolgiamo tutto il team. Spesso gran parte della mia giornata è in riunioni con, che possono essere spesso via Teams. Una buona parte del mio lavoro è anche quella di parlare con i nostri agenti per capire quali sono le esigenze e poi naturalmente un focus sul business. Ovviamente quando un'azienda ha così tanti anni di storia, la sfida non è solamente innovare e creare cose nuove, ma anche adattare le cose già consolidate per evolvere. E un business come quello delle assicurazioni ormai è praticamente tutto online, per cui la riuscita dei suoi progetti è cruciale. Quali sono secondo te le parti più belle e quali sono anche invece le sfide, le cose più difficili della tua, diciamo, del tuo lavoro? Io credo la vera sfida che noi abbiamo, come dicevo prima, è fare innovazione, portare innovazione in una realtà che ha 200 anni. Diciamo, il livello di complessità tecnica è sicuramente superiore rispetto a lavorare in un mondo in cui parti da zero. Se tu devi applicare una nuova tecnologia su dei sistemi che hanno 20 o 30 anni o 40 anni di storia, è dal punto di vista tecnico una sfida molto più grande e molto più stimolante. E anche a livello personale è uguale. Noi abbiamo creato una digital factory che è fatta da ragazzi neolaureati, giovani, che deve lavorare però con un resto del team che invece non ha lo stesso approccio, no? Il secondo aspetto è che noi lavoriamo per 12 milioni di clienti in Italia. Quindi lo stai facendo, qualunque tu cosa sviluppi o realizzi, lo fai su una scala che difficilmente puoi avere, almeno in Italia. Fare questo video è stato interessantissimo, non ero mai stato in un'azienda così grande. Ho imparato un sacco di cose nuove e a voi vi lascio in descrizione un sacco di risorse, sia la pagina Go Generali, ma anche un po' di altre cose, quindi andatele a vedere. Scrivetemi in un commento cosa ne pensate e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!